Bene, allora avanti tutta con questa giornata dedicata all'eccellenza dell'ecosistema di Microsoft nel mondo retail, in particolare tutti i maghi del software che hanno scritto applicativi importanti che hanno trasformato questo settore e, soprattutto, stanno mettendo il turbo alle aziende di questo settore. Diamo il benvenuto a un altro caso veramente molto interessante come Porini. Abbiamo con noi Francesca Meliti e Federica Desirello. Ciao, benvenute e ben trovate. Ciao buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, prima di lasciarvi la parola, ovviamente come sempre lo ricordo perché è importante, se volete fare domande nel corso della presentazione a Federica e, Francesco, non, e Francesca, non vi tenete, fatele. Cerchiamo di leggervi in diretta, cerchiamo di rispondere a tutti in ragione de della pertinenza del tempo, ma soprattutto in coda alla loro presentazione, come sempre, molto concreta, pratica, veloce, ci sarà la possibilità di interagire direttamente con loro nella Teams Room dedicata che abbiamo creato apposta per voi. Quindi mi raccomando, poi dopo la grande opportunità, le abbiamo qui, abbiamo la grande fortuna di averle qui con noi live, quindi sfruttatelo, tra virgolette, perché è importante, quindi con tutte le informazioni che vi daranno, poi se vorrete approfondire saranno a vostra disposizione. Bene, mi taccio, lascio a voi, raccontateci che cosa avete fatto, che cosa ha fatto Porini per questo settore e che tipo di vantaggi, insomma, che ho qualche caso concreto. A voi. Benissimo, grazie Marco. Eh, partiamo con una breve presentazione di Porini. Porini è Gold Partner Microsoft con la missione di supportare il management delle medie e grandi imprese in Italia e nel mondo nello sviluppo di best practice innovative per migliorare i sistemi e i processi di governance aziendale. Nasce nel 1968 a Como, dove ha tuttora la sede, come azienda specializzata in soluzioni ERP e servizi di consulenza specifici per le aziende dei settori fashion, tessile e retail in Italia e nel mondo. Ad oggi conta un team di circa 170 professioni dislocati in quattro paesi. È un fatturato che si attesta intorno ai 15 milioni di euro. Eh, dal 2018 Porini entra a far parte del gruppo DGS, un gruppo romano un attivo, eh, attivo sul mercato dal 1997 e presente in Italia con 10 sedi e più di 1000 collaboratori. Offre servizi in ambito cyber security, digital services e management consulting. Grazie a questo accordo Porini è in grado di offrire al mercato un centro di competenza sempre più avanzato sulle piattaforme tecnologiche di Microsoft. Nel corso degli anni, Porini ha ampliato le sue competenze diventando un Microsoft ISV e includendo nel suo portafoglio soluzioni di social CRM, business analytics, artificial intelligence, machine learning, IoT, performance management, collaboration e knowledge management per società di medie e grandi dimensioni in molti settori, tutte basate su piattaforma cloud Microsoft. Gestendo Proget progetti complessi tra cui molti internazionali abbiamo acquisito in questi anni una profonda conoscenza dei processi tipici dei settori in cui siamo specializzati quindi in particolare il retail il fashion e il luxury. questo ci permette di identificare le esigenze specifiche di ogni azienda di proporre soluzioni innovative in grado di offrire benefici concreti eh, migliorare l'efficienza la capacità di controllo del business aumentare la competitività e ridurre i costi di gestione la, la suite porini è disponibile sia a un Premise che in cloud. In particolare, oggi approfondiremo la presentazione delle soluzioni porini per il retail, fashion e luxury, che consentono agli utenti di ottimizzare i processi di vendita, migliorare la gestione delle campagne di marketing e eh, rimodulare il customer care nel nuovo contesto di hybrid store. Quindi eh, permette di gestire i rapporti con i clienti sia in store che in ambito e-commerce, quindi in, in ottica omni channel. E passerei quindi la parola alla collega Federica che vi parlerà più nel dettaglio della suite. Grazie. Grazie Francesca. E partirò nel condividervi brevemente l'approccio porini nella creazione delle soluzioni retail anche rispetto ai nuovi trend di mercato odierni. Per entrare nel dettaglio, poi delle soluzioni che coprono principalmente quattro aree di business: il CRM, declinato ai processi retail, con il nostro verticale di loyalty management, l'app di clienteling, strumento principe per il sales assistant, per gestire al meglio la cerimonia di vendita e le relazioni con i propri clienti, lo store database management, con il quale centralizzare le operazioni in store e gestire le, a, tutte le attività omnicanale e eh, il mondo degli analytics, con, eh, che attraverso metodi avanzati determinano tutti i KPI per prendere poi le decisioni aziendali e le strategie aziendali. Ormai da qualche anno i trend di acquisto sono cambiati. La pandemia ha spinto tutti noi a rivolgerci al mercato online per tutti i tipi di acquisto. Dal, diciamo, dai regali di Natale alla spesa di tutti i giorni. Quindi è emerso che da diverse ricerche, che la maggior parte dei consumatori, grazie all'ampia offerta che troviamo sul mondo digitale, ha scoperto nuovi brand, determinando una forte scossa sugli equilibri loyalty dei grandi marchi, più famosi e più solidi. I canali di interazione della clientela sono cambiati, eh, ci si rivolge comunque al... Um, ad si cerca comunque un'esperienza personalizzata anche sul canale di e-commerce, una sorta di umanità anche nella relazione a distanza, cambia così la concezione di punto vendita, eh, in cui la netta divisione tra lo store fisico e l'e-commerce eh, non è più così netta e si parla di store ibrido portando le aziende retail e i partner te tecnologici a ricercare dei metodi innovativi per organizzare al meglio le operations in store e a crescere la customer experience su entrambi i livelli. Le sfide principali che ci troviamo davanti sono oggi come poter riuscire ad interagire con quei consumatori che ormai si sono abituati ad acquistare sull'e-commerce e come poter massimizzare le loro visite in store. Quali strumenti fornire Sales Assistant o al personale del customer care? Per consentirgli di interagire al meglio con i propri clienti attraverso i canali digitali e raggiungere gli obiettivi di vendita anche a distanza? O come riorganizzare le operation in store per fornire in maniera rapida i servizi al cliente, come ad esempio il ritiro in store o il book an appointment? L'approccio Porini nella concezione e nello sviluppo delle soluzioni dedicate al mercato retail si basa sullo studio delle nuove esigenze del mercato oltre che dal consolidamento delle esperienze progettuali da, che da anni porta avanti con i propri clienti. Lo sviluppo delle soluzioni retail si fonda a fattore comune su questi pillar fondamentali, che sono poi le leve principali delle strategie digitali nel mondo retail, quindi la centralizzazione del dato del cliente in un unico punto, la possibilità di gestire eh, tutte le interazioni che avvengono tra il cliente l'azienda eh, attraverso tutti i diversi touch point che l'azienda fornisce la capacità di gestire in maniera automatizzata un'experience, un una comunicazione personalizzata verso il cliente accrescendo comunque la fedeltà eh, e il um, lifetime value lungo tutta la customer journey del cliente fornendo poi anche degli strumenti che eh, le, il personale di store può utilizzare per interagire e creare una relazione one to one col proprio portafoglio clienti. Oggi eh, vi presenterò alcune delle nostre soluzioni per il retail dedicate a quattro aree di processo differenti: il mondo CRM, la, il mondo della clienteling, la parte di gestione eh, dei dati degli store e delle operation di store e eh, tutta la parte di analytics. Partiamo dal primo, l'area di gestione dell'engagement del cliente che comprende il CRM, il CRM integrato alla soluzione Porini 365 Loyalty. La soluzione è basata su tecnologia Power Platform e può essere installata in Dynamics 365 come estensione del modello standard CRM. È una soluzione certificata Microsoft e disponibile sull'app source di Microsoft. È un'estensione dello standard del CRM, infatti, perché aggiunge nuove possibilità, ovvero la possibilità di configurare programmi fedeltà per la raccolta di punti, la gestione del rewarding e del catalogo premi, impostare campagne promozionali basate sulle diverse action che può fare il cliente attraverso i diversi canali, diversi touch point, come ad esempio gli acquisti o le, inter le interazioni di vario tipo attraverso il sito web, e scaturire l'assegnazione di premi. Voucher di sconto e altre tipologie di vantaggi. Il modulo contiene anche delle dashboard in Power BI, ready to be used, e un portale ad hoc per il cliente per accedere, in modo che possa accedere in autonomia alla propria area riservata per monitorare la sua situazione loyalty, la carta fedeltà, i punti e richiedere i premi. Attraverso questo add-on quindi è possibile gestire l'engagement del cliente in maniera automatizzata durante ogni fase del customer, del customer journey per spingerlo ad eseguire il primo acquisto in prima fase, quindi dopo la registrazione, e contribuire poi al um, spingerlo a riacquisto ed eventualmente prevedere campagne specifiche per, per, creare, eh, per recuperare anche i clienti inattivi. Ok, passiamo adesso alla seconda area. La Porini Clienteling App è un'app nativa mobile che rappresenta lo strumento principe utilizzato dalla forza vendita per gestire le relazioni in store con i propri clienti. Contiene una serie di funzionalità. Standard, quindi tutte quelle funzionalità che servono per gestire la relazione col cliente, ovvero la lista, il portfolio dei propri clienti con tutti i dettagli eh, dei clienti, le ultime transazioni, le interazioni, i dettagli personali, i dettagli di contatto, la gestione delle attività in negozio, quindi la possibilità di gestire la propria azienda, per, la propria agenda personale e, e anche un calendario di store. La gestione dei prodotti, quindi delle giacenze anche in magazzino, come ad esempio lo stock on hand, e la, la possibilità di gestire anche la virtual selling, quindi la vendita a distanza, gli appuntamenti virtuali, funzionalità nata eh, soprattutto e cresciuta molto in fase di pandemia. Adesso vi lascio eh, un video di demo. Uh, che vi mostrerà queste due soluzioni. Perini 365 CRM Loyalty is a Microsoft certified application. It is a suite developed on top of Dynamics 365 CRM and Power Platform Architecture, with the purpose of extending the platform capabilities for retail processes. P365 Loyalty increases the lifetime value of your customers, rewarding them through promotions and special experiences, considering their purchasing behavior and interactions the mobile app clientelling empowers salesperson with smart tools to have 360 degrees customer view manage one-to-one -one communications and activities to improve loyalty and customer care allows you to manage the customer portfolio register a new customer activate the loyalty program and allow you to set privacy settings the salesperson can direct and customize the sales process thanks to the information available in the centralized customer card your purchase history, your preferences, and recommended products, and the KPIs through the dashboard. It is possible to interact directly with the customer through different channels such as call, WhatsApp, email. The salesperson can use the email composer both for one to one communications and for campaigns managed independently. An easy way to choose predefined templates and customize the message for the specific customer or for the specific campaign. Through the agenda, the store manager can organize and monitor the activities and appointments of their store. Each salesperson can track and add appointments with their customers both in store and virtual. The sales assistant has the ability to search for information about a product, size availability, and stock availability by scanning barcodes or entering product details. Passiamo adesso alla terza area di business, lo store database. Eh, questo sistema ha un duplice obiettivo: da una parte, centralizzare in un unico punto tutte le informazioni relative uh, ai singoli store che sono solitamente disparati in diversi sistemi aziendali. E dall'altra funge da veicolo per indirizzare i servizi omni-channel che legano il mondo digitale del, del sito con le operazioni in store. Vediamo qualche esempio. Allora, in questa schermata vedete il nostro don di store database che è basato su tecnologia Power Platform, infatti è una model driven app. All'interno della scheda di un singolo store potete vedere come vengono eh, differenziate per ogni scheda le diverse informazioni dello store eh, relative ai diversi department aziendali. Quindi in questo modo diventa il centralizzatore delle informazioni di store e eh, diventa il punto fondamentale centrale anche per organizzare e promuovere la collaborazione tra i diversi department aziendali per strutturare. Il, le aperture di nuovi store. Quindi la Don mette a disposizione anche dei workflow per indirizzare task ai vari dipartimenti, ai, ai vari team dell'azienda e dei Gantt per gestire le diverse fasi del ciclo di vita dello store come se fosse un vero e proprio progetto. Attraverso eh, il portale che è legato allo store database e che viene fornito al, al personale di store, allo store manager in primis, ehm, abbiamo la possibilità di gestire anche eh, diverse azioni direttamente in store e decentralizzare quindi le attività, come ad esempio le operazioni di aggiornamento degli orari di apertura e chiusura di negozi. Questo problema, eh, in molte, soprattutto nelle realtà in cui abbiamo numerosi store disparati in tutto il mondo, spesso è difficile gestire l'aggiornamento in maniera rapida di alcune modifiche dell'ultimo minuto degli orari di apertura e chiusura eh, sui siti o su diversi touch point aziendali. Attraverso questo portale il, lo store manager può gestire gli orari di apertura e di chiusura alle festività in maniera autonoma. Questo consente di veicolare in modo automatico l'aggiornamento degli orari sui diversi touchpoint aziendali. Un altro esempio è la gestione del, dei servizi Book an Appointment, quindi la possibilità di eh, gestire attraverso il sito la presa, la, la presa di un appuntamento da parte del cliente finale e in store avere a disposizione la lista quotidiana di chi ha preso l'appuntamento con questo servizio e gestire l'ingresso, gli accessi allo store sempre in maniera controllata, monitorando anche la capacità dello store. Sempre relativamente a questo argomento, questo cruscotto diventa fondamentale. Anche eh, per monitorare le presenze in store e gli accessi e gestire le code, le code fuori dallo store. Abbiamo attivato anche un tool che consente la registrazione eh, davanti allo store attraverso la, una form leggendo il QR code eh, per il cliente che vorrebbe accedere allo store ma deve aspettare fuori in fila. Per cui diventa una sorta di coda virtuale. Il cliente si registra, Uh, può monitorare lo status della coda e può accedere allo store uh, una volta che gli viene notificata la, la possibilità di accedere perché è il suo turno fondamentalmente. Quindi si è rivelato un, uh, un servizio esclusivo, anche questo, nato dalla, dalla pandemia. Con questa tool abbiamo la possibilità anche di gestire tutti gli eventi che vengono poi fatti eh, all'interno dello store e quindi gestire le partecipazioni agli eventi rispetto alla lista invitati. Questo l'abbiamo visto utilizzare molto spesso nell'ambito soprattutto fashion e luxury. Ok, adesso vediamo l'ultima area di business che è la parte degli analytics. Polini, come Sister Integrator, eh, si occupa di, in primis, di centralizzare tutti i dati necessari alle analisi in un unico punto. Ad esempio, i dati dei clienti e tutte le interazioni che avvengono con l'azienda provenienti da diverse fonti, che possono essere il sistema di cassa, l'e-commerce, gli archivi, o altri canali digitali. Attraverso poi algoritmi di machine learning, di servizi di intelligenza artificiale che ci offre Microsoft Azure, eh, Provvediamo ad eseguire diverse analisi avanzate, analisi avanzate come clustering, image vision, sentiment analysis o analisi di correlazione per estrapolare insights che consentono ai diversi department dell'azienda di veicolare le proprie strategie di business. Grazie per l'attenzione, la nostra sessione si conclude qui. E per qualsiasi approfondimento non esitate a contattarci grazie federica grazie francesca che sono a vostra completa disposizione ora nella chat che abbiamo aperto nella room proprio a vostra disposizione ormai conoscete il percorso qui c'è il link qui sotto quindi potete collegarvi e approfondire tutti i dettagli che vorrete su questo bellissimo caso avete visto analisi dei dati e gestione veramente intelligente dell'informazione all'interno del mondo retail. Grazie mille per essere state con noi. Noi continuiamo il nostro percorso alla scoperta dei grandi casi di eccellenza degli ISV del mondo retail. Lascio a voi l'interazione con i nostri utenti. Grazie, grazie davvero Francesca e Federica. Grazie, a presto. Grazie, arrivederci.